sesso fa buon sangue, un detto antico, che ha convalidato anche la scienza, che ha trasformato la risata in terapia. Questo modo di affrontare un mondo sempre più complesso, stressante, è stato al centro del primo corso di meditazione energetica trascendentale Scienze Umane Integrale, che si avvia alla sua conclusione, con successo. Il corso organizzato dall'associazione Comunità RNCD in collaborazione con Sodalis CVS Salerno è un ciclo di incontri che ha coinvolto centinaia di partecipanti, come quelli che hanno preso parte al laboratorio Benessere e Gioia di Vivere con la meditazione Tan Shui e lo yoga della risata a cura di Gabriella Faiella, consulente professionale ed insegnante di Tan Shui e yoga della risata, operatore di Kush, art e fisioterapista. Ho accolto di buon grado questo invito a portare la mia esperienza, la mia testimonianza rispetto alla pratica di meditazione, e proprio partendo dalla mia esperienza di insegnante di yoga della risata, ho constatato l'efficacia del ridere. E del fatto che anche la risata, che è uno strumento potentissimo che ognuno di noi porta con sé, è uno strumento di meditazione, perché è uno strumento di catarsi. Portare la risata nel quotidiano, in maniera voluta e in maniera indotta, significa imparare anche a meditare attraverso la risata. Ridiamo in maniera indotta, portando l'attenzione alla risata e alla respirazione. Ci discostiamo dai condizionamenti della nostra mente. La risata del Batti 5. Ci siamo di Batti 5 con tutti i partecipanti, soprattutto guardando negli occhi e ridendo, quindi è così. 10 minuti al mattino di risata gentile, di ispirazione, apnea e risata ripetuta, per trovare e per darsi la libertà di ridere al di là di quelli che sono i condizionamenti e anche di lasciare andare tutti i pensieri che condizionano un po' la nostra vita. È stato un piacere essere qui anche per accompagnare i partecipanti nella pratica del Tan Shui. Il Tan Shui si avvale dei Tan, che sono dei segni grafici di un linguaggio antico ma ibridato, che sono arrivati a noi dall'antica India e che hanno la prerogativa di interagire con il nostro sistema sensoriale. Lavorare con i Tan e lavorare con le mudra, con le affermazioni, con alcuni movimenti del corpo, le respirazioni, le purificazioni, è una bellissima esperienza di contatto con una pratica meditativa semplice, accessibile e alla portata di tutti. La cosa fondamentale resta quella di dedicarsi del tempo, creare quella piccola dimensione di introspezione, di connessione con se stessi attraverso il respiro o attraverso un esercizio fisico per portare la meditazione nel quotidiano. Oh, oh, ha, ha, molto bene, molto bene.